Ieri, 22 novembre, una tempesta ha colpito l'Alto Adriatico. O forse no? Ne parliamo dopo la sigla. Ciao naviganti, ieri 22 novembre purtroppo l'Alto Adriatico, in particolare le coste dell'Emilia-Romagna e del Veneto, sono state flagellate da eventi meteoclimatici abbastanza importanti. I giornali hanno parlato ovviamente, come al solito, di fenomeni unici e irripetibili, ma in realtà probabilmente la verità non è proprio così e ci sono altre spiegazioni. Proviamo a capire cosa è successo, ma soprattutto perché ci sono stati questi danni e se questi fenomeni potranno ripetersi. Partiamo da un po' di numeri. Innanzitutto, soprattutto nella zona della Romagna, del Ravennate, abbiamo avuto quelli che sembrano i danni maggiori, quindi le coste di Ravenna, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Savio, la stessa Marina di Ravenna, Porto Corsini e quindi un po' tutte le coste dal sud al nord sono state flagellate da onde molto forti che hanno causato un'importante ingressione marina, cioè il mare è entrato nelle strade, ha allagato i negozi, le cantine, ci sono avuti moltissimi interventi da parte della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, gli stessi vigili urbani per quanto hanno potuto, insomma, un fenomeno abbastanza importante che la conta dei danni verrà fatta in queste ore potrebbe aver causato costi non trascurabili. Ma vediamo un po' di numeri. Per questi ringraziamo Pierluigi Randi, presidente AMPRO, Associazione Meteo Professionisti. Abbiamo avuto innanzitutto una discreta perturbazione che si è insediata proprio nella zona tra Ravenna e Pesaro per diverse ore, scaricando una quantità di pioggia importante. Le aree colpite hanno avuto quindi circa 40-60 mm di pioggia accumulati in queste ore, con dei picchi arrivati anche a 70 mm, tenendo presente che in questi territori, mediamente nel mese di novembre, dovrebbero cadere 70-90 mm di pioggia. Capite che nell'arco di poco meno di una giornata abbiamo avuto l'apporto cumulato dell'intero mese, quindi la quantità di pioggia che è caduta al suolo è stata importante. Insieme a questa pioggia abbiamo avuto un vento abbastanza sostenuto che inizialmente è arrivato da sud e quindi portando in Adriatico o accentuando in Adriatico un'onda di marea, ma poi ha ruotato da nord. Le raffiche medie sono state intorno ai 30-50 km/h con delle punte di nuovo che hanno raggiunto i 70-80 km/h. Questi due fenomeni hanno causato, o meglio, sono stati con causa di una marea, questa sì veramente eccezionale, che non ha precedenti in Alto Adriatico, e qui citiamo i dati ISPRA, che ha avuto un picco intorno ai 203 centimetri nella zona dell'Alto Po, quindi siamo più nel Veneto, però ha avuto varie distribuzioni con onde causate dal vento forte dalla marea che hanno raggiunto i 4 metri. Quindi capite che un'onda di marea di 2 metri con onde di 4 metri rappresenta un fenomeno veramente eccezionale preso nel suo insieme. Ma la perturbazione che l'ha causato di eccezionale non ha niente, perché parliamo di una perturbazione che in questo periodo dovrebbe verificarsi nell'Alto Adriatico con una frequenza di circa 2-3 fenomeni nel mese di novembre all'anno. Quindi ci si aspetta tempeste di questo tipo. In realtà perché tutto è stato così disastroso? Beh, innanzitutto perché la concomitanza di questi fenomeni, quindi il vento da sud, la marea e le forti piogge, hanno aumentato in maniera sinergica i risultati sulla costa. Inoltre, ci troviamo con delle coste che sono mediamente sul livello del mare, se non in alcuni casi, come il Ravennate, ad esempio, o alcune aree del Veneto, sotto il livello del mare, quindi l'allagamento è molto più facile. Inoltre, le protezioni che sono state pensate per queste coste, sono spesso mal progettate.
Parliamo in gran parte dei casi di dune costruite artificialmente dai bagnini, dai proprietari dei bagni o comunque da aziende incaricate per proteggere dalle onde. Ma sappiamo tutti per esperienza che quando un bambino fa una diga per proteggere una buca sul bagnasciuga, quella buca è destinata ad allagarsi perché la diga alla prima onda un po' più forte viene spazzata via. Ed è quello che è successo. Perché queste dighe vengono spazzate via e non tengono a un fenomeno particolare? Perché non hanno la vegetazione, non c'è una vegetazione su che riesce a trattenere la sabbia e a trasformare questa diga in un vero e proprio fronte che frena le onde. Quindi, di nuovo, l'assenza di dune costiere naturali causa ed è concausa dei danni causati dai fenomeni meteoclimatici. Ci troviamo a valle di un'estate estremamente calda. Tuttora abbiamo temperature che non hanno problemi a superare i 10 gradi durante le massime del giorno e comunque non vanno sotto zero durante la notte. Il mare continua a essere a temperature estremamente alte, continua ad avere temperature estremamente alte e questo causa una dilatazione termica dell'acqua, quindi lo stesso volume, la stessa quantità di acqua ha un volume maggiore. L'estate estremamente calda ha causato un'accelerazione nello scioglimento dei ghiacciai veramente molto molto importante a livello globale e anche questo ha portato un ulteriore innalzamento del livello marino. Parliamo di millimetri, ma quando questi millimetri sono spalmati a livello globale, basta una perturbazione locale che riesce a spostare masse d'acqua gigantesche e trasformare un fenomeno che in altri periodi sarebbe stato probabilmente un fenomeno visto come una normale perturbazione importante di un autunno che sembra non arrivare mai, in un fenomeno eccezionale, causando danni e per fortuna solo danni economici e fisici al nostro territorio. Quindi, quando parliamo di contenere l'aumento della temperatura globale sotto 1,5 gradi al 2030, parliamo esattamente di questo. Parliamo di fenomeni che, se letti singolarmente, sembrano non destare problemi. 0,5 gradi in più, 2 mm di livello del mare in più, non ci dà la sensazione della gravità del problema. Quando però questi fenomeni tutti insieme si scatenano e causano localmente disastri, allora ci accorgiamo cos'è l'emergenza climatica e cominciamo a capire quale sarà il più grande problema dei prossimi anni, il lockdown climatico. Questi fenomeni causano, a causa della loro frequenza sempre crescente, causano e causeranno lockdown climatici, cioè saremo costretti a chiuderci in casa per non subire danni. Bene, ma anche qui, come dico sempre, non benissimo purtroppo, perché la situazione qui in Romagna è veramente grave. A Venezia, per fortuna, è stata salvata dal tempestivo azionamento del Mose, ma in Romagna non abbiamo il Mose, in Romagna non abbiamo le dune che ci proteggono. E quindi dobbiamo trovare il modo di intervenire. Le soluzioni sono semplici: iniziare a bloccare il peggioramento, quindi l'estrazione del gas che causa subsidenza è un'altra concausa di questo fenomeno. Dobbiamo quindi cercare di fermare tutte le cause che stanno peggiorando la situazione, ma non basta più. Dobbiamo intervenire con interventi di mitigazione e adattamento, cercare di fermare ciò che accadrà e abituarci, trovare delle soluzioni per cui la nostra vita, le nostre abitudini, le nostre case si devono adattare a fronteggiare questi problemi, perché ne avremo sempre di più, non possiamo nasconderci ormai dietro un dito. Torniamo in porto con la speranza che questi fenomeni inizino finalmente a servirci da lezione, ma con la certezza che probabilmente non sarà così. Ciao naviganti, ci vediamo alla prossima e come al solito iscrivetevi ai miei canali, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre in contatto. Ciao e alla prossima.